Autonomy is an illusion. Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Siamo qui finalmente per il video di gara 1 di Modena. Le qualifiche sono state un po' travagliate così, però diciamo che ne siamo usciti abbastanza indenni. Partiamo quindi terzi e la strategia ovviamente è quella di andare a sfruttare qualsiasi, e dico qualsiasi, duello possibile, immaginabile ci sia lì davanti. Prima di iniziare con il video però, volevo ricordarvi di cliccare qui in basso a destra e di iscrivervi al canale. Non vi costa nulla ed è semplicissimo. Ricordo le statistiche che menzionavo nello scorso video, che c'è una percentuale altissima delle persone che guarda i miei video che non sono iscritti al mio canale, quindi non vi costa nulla. Cliccate iscriviti e accendete la campanellina, così da poter rimanere aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Partiamo terzi e una cosa c'è da fare bene, partire bene ovviamente. Prima della gara stava scendendo giù qualche goccia, il tempo era incerto, diciamo che non è prevista pioggia, ma è venuta giù qualche goccia anomala, fastidiosa più che altro direi, e purtroppo infatti partiremo dietro safety car, decisione che non condivido e che purtroppo mi trovo molto in disappunto. Non mi piace questa decisione, perché per due gocce stupide che ha fatto non si può partire, non conviene partire dietro safety car. Però vabbè, fa niente, ce la prendiamo, anche perché non ci possiamo opporre. Adesso dunque scalderemo bene le gomme e dovremmo approfittare dello scontro che sicuramente ci sarà nella curva 1. Speriamo ovviamente di riuscire a farla da padroni nello scontro che c'è lì davanti, anche perché dobbiamo assolutamente guadagnare dei punti in più rispetto a Bodellini. Attualmente siamo tutti e due primi in campionato a pari merito, quindi sì, c'è stato un solo weekend di gara, sì, è solo la seconda gara di campionato, però dobbiamo guadagnare punti, oh. Questa gara 1 della FX3 che scatta in questo momento dopo due tornate percorse alle spalle della safety car, con Andrea Bodellini che prende subito il comando dell'operazione. Attenzione al tentativo di attacco di Critelli, ne approfitta all'esterno Azzori, vediamo i due ruota a ruota con Azzori che riesce ad approfittarne nei confronti di Critelli, il quale però non molla, ancora i due, c'è un piccolo contatto con Critelli che sfrutta il favore di traiettore, riesce a mantenersi per il momento in seconda posizione, ma non è finita ancora Azzori e Critelli fianco a fianco, davvero entusiasmante questa bagarre. Ok, praticamente è successo il contrario di quello che avevo previsto. Lo scontro che io avevo previsto tra Critelli e Bodellini l'abbiamo fatto io e lui, io e Critelli, però vabbè, ho perso, sì,
purtroppo ho perso l'altra posizione, ma vabbè, fa niente ragazzi, fa niente, si sbaglia, abbiamo sbagliato a scegliere tra virgolette qualcosina nel setup, ma se non avessimo fatto queste prove non ne saremmo mai venuti fuori, quindi non è un problema. E adesso non dobbiamo farci scappare quelli lì davanti e andiamo assolutamente a riprenderci quello che ci spetta, quello che è nostro e quello che dobbiamo assolutamente prenderci. Che cosa è successo? Davvero entusiasmante in ogni caso, Nicola, questo duello iniziale tra Critelli e Azzori. Assolutamente sì, Marco, e tutto questo ha favorito il via di Bodellini, che ha potuto prendere un po', diciamo, il largo rispetto agli avversari, anche se adesso stanno tornando su molto bravi a evitare, diciamo, contatti pesanti che avrebbero potuto mettere fine alla gara di entrambi, quindi molto attenti, molto bravi. Sto continuando a perdere sempre molto margine in termini di velocità, in termini di distanza dal rettilineo rispetto a Schofield. Una cosa posso provare, che sto vedendo che lui anticipa moltissimo la staccata, e se quello che posso fare è buttarmi dentro in curva 1, mi butterò dentro in curva 1. Ci proveremo, ragazzi. Ok, non è fattibile, indietreggio, lascio stare, e c'è qualcosa che non va. La macchina non... diciamo che per quanto riguarda il setup ho capito come gestirla, ma c'è qualcosa che non va, perché non fa metri. Riaprendo il gas insieme agli altri prendo un distacco della Madonna, quindi c'è qualcosa che non va. Dobbiamo assolutamente mettere le pezze qua e là, limitare i danni e cercare di rimediare per gara 2. Purtroppo, man mano che vanno avanti i giri, si riduce il margine di pedale con la quale posso dare gas. Il che vuol dire che sta succedendo quello che mi è successo in qualifica. Purtroppo sto perdendo margine d'acceleratore. Quello che ho detto prima, dobbiamo limitare i danni, portare a casa più punti possibile in ottica di quello che sta succedendo adesso. Quindi sta andando malissimo, ma in ottica dobbiamo restare concentrati e portare a casa punti ottimi. A breve sicuramente subirò anche un attacco da parte di Nasca e di Lovati, che li vedo che si stanno facendo sempre sotto. Lì dietro vedo che Lovati tira fuori fumo, quindi ora non so se è un problema dovuto alle gomme o un problema dovuto al motore. Spero che riesca ad infastidirsi un po' con Nasca e magari mi consenta di riuscire a portare a casa questo maledettissimo quarto posto.
Ok, Nasca che si infila. Vabbè, passa, prego, figurati. Tanto. Cavolo. Speriamo che non mi diano la bandiera nera con il pallino arancione. Speriamo di no, ragazzi, altrimenti sono finito. Cioè, questi pochi punti che potevo portare a casa svaniscono nel nulla. Vedo l'ala che è praticamente devastata. Sì, è distrutta, è andata tutta storta. E teoricamente però non dovrebbe spezzarsi, perché la vedo ben salda, anche se staccata, rotta e quant'altro, però non dovrebbe rompersi. E boh, raga, speriamo che non si stacca e speriamo che non mi danno la bandiera. A sto punto, se dovesse essere, farò passare anche Lovati. Una fumata dal posteriore della vettura di Tommaso e Lovati. Anche prima, anche e adesso, anche qui, anche in accelerazione, adesso. Abbiamo visto questa fumata. Attenzione, intanto Nasca si porta al fianco di Francesco Azzori. Siamo sul rettifilo box con Nasca all'esterno, Azzori all'interno che stacca profondo e due ruota a ruota con Azzori che tiene duro all'interno, ma Nasca ha il favore di traiettoria e riesce a portare a compimento un bel sorpasso, agguantando dunque la quarta posizione. C'è anche un problema per Azzori che ha danneggiato l'ala anteriore, evidentemente un leggero contatto ha provocato questo problema per Francesco Azzori, che adesso potrebbe essere costretto a questo punto a rientrare in box. Vediamo. Madonna, che botta! Raga, penso che è quello che stava succedendo nelle qualifiche a Nasca. E è qualcosa che non va assolutamente bene. Purtroppo questa pista è troppo sollecitante per le parti meccaniche della macchina. Secondo me se ne romperanno altri. Secondo me se ne romperanno altri. Speriamo non il mio. Ok, nel mentre della safety car analizziamo il contatto con Nasca. Purtroppo, perché l'ho praticamente... Tutto è successo perché nel momento in cui Alberto ha perso il controllo, io ovviamente avevo l'interno, quindi volevo tenere. Quando però lui ha ripreso grip e la macchina l'ha trazionato davanti a me, praticamente facendomelo schizzare davanti, io... alzando il gas l'ho persa e non potevo frenare e quindi è successo il... Segno del destino che questa gara doveva finire sotto regime di safety car, perché... abbiamo passato sì la linea del traguardo, ma è finita sotto regime di safety car. Detto ciò, un ottimo quinto posto, direi ottimo, perché per come sono andate le cose nell'arco della gara, meno male ad aver portato a casa questo quinto posto. Oro direi, perché qualche punticino siamo riusciti comunque a portarlo a casa.
e meglio di così non si poteva assolutamente fare. Ho fatto l'impossibile, tutto quello che potevo fare l'ho fatto, come ben sapete io ce la metto tutta ogni volta che abbasso la visiera. Ritirata la vettura dal parco chiuso, appunto, abbiamo analizzato quello che era successo e praticamente la guaina era rientrata all'interno del pedale dell'acceleratore e era rimasto praticamente un 20-25% di gas utilizzabile. Ecco perché comunque sia non andava più la macchina. Non dovrebbero esserci appunto problemi per gara 2 di domani e lo speriamo. Ovviamente avremo da lavorare sulla macchina non solo per quello che è l'acceleratore ma anche per quello che è la sistemazione del setup. Quindi questo video finisce qui, ovviamente se vi è piaciuto cliccate ovviamente sul pollice in su lasciandomi un like. Ci vediamo tra pochissimo per il video di gara 2. Mi raccomando non vi perdete nulla perché anche gara 2 sarà super entusiasmante e super accesa di battaglie. Tra pochissimo avremo la gara sull'autodromo di Vallelunga, quindi vabbè, buona visione. Io vi aspetto nei video anche di Vallelunga perché secondo me ci divertiremo tantissimo.